Qualche volta i sogni si avverano. Sin da bambina sognavo di realizzare un burattino verosimile all'originale del film. E così, dopo anni di idee riposte nel cassetto dei desideri, il 1 ottobre 2018 alle ore 17:55 il mio Pinocchio è nato. Tutto ha avuto origine da una semplice noce di cocco che è diventata la testolina. Il resto del suo corpicino è composto da legno intagliato e dipinto completamente a mano. Il materiale usato è di recupero ed anche il suo vestitino era un vecchio lenzuolo che ho dipinto e cucito su misura per lui. Dunque, credo di essere l'unica donna artigiana che ha ideato e costruito il burattino di Pinocchio, un progetto colmo di sensazioni e soddisfazioni che oggi voglio condividere con voi. La mia gioia è grande e coincide con un capitolo della mia vita che si conclude e al tempo stesso rappresenta una rinascita. E per lasciare un ricordo indelebile di questa nascita, vi dedico lo shooting nel quale Pinocchio ed io ci presentiamo al mondo con tutto il nostro amore. Un pensiero speciale va alla memoria di Carlo Disgraziati, fratello del mio caro amico Massimo, ad Andrea Balestri, il Pinocchio primogenio in carne ed ossa, e a Fabio Emil Antimi, l'ingegnoso artigiano che crea miniature di Pinocchio.